Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale. Sono sempre Santo Silver e siamo nel nostro quinto episodio di Guardians of the Galaxy, ovvero i nostri amati guardiani della galassia. Eravamo arrivati a questo punto. Se vi ricordate, come vedete, i nostri guardiani sono già. Ecco qua, vedete. Sul visore abbiamo in alto 191 metri, che però si disattiva quando togliamo il visore. Attenti! Di qua è passato qualcosa di grosso! Se vedete una Quindi. cosa con gli artigli grossi come Drax, avvertitemi! Pensavo che avessimo già un mostro. Perché sta seguendo anche questo? Per sport. Un po' di movimento non fa male. Devo tenermi occupata. Vai in cerca di guai, assassino. Ok, allora era successo questo, l'altro episodio, se vi ricordate. Cerco di tenermi pronto. Allora, attiva il visore, scansiona. Si consiglia di la potatura. Vai, Ora Gamora. riesci a farci attraversare? Se può servire a trovare il bender. Ok, la potatura intendeva che dovevamo usare la spada di Gamora. Vogliamo che ci dia udienza, dobbiamo cominciare a mostrarle rispetto. Detto da uno che mi chiama Sgualdrina nata da Thanos. Accurata descrizione. Sappiamo a quale Sgualdrina mi riferisco. Non è poi così accurata. Gamora è adottata. Ecco. E non sono una Sgualdrina. Vero, vero. A che quello? Dobbiamo uscire da questa giungla. Perché? Qui è asciutto. Non è meglio essere umidi che smarriti? Non è detto. Possiamo parlare con che Gamora. Ci chiediamo indicazioni? Forse sono loro stessi le indicazioni. Davvero? Oh, tipo una specie di segnavia. Non dico che sia una freccia con su scritto fortezza, ma le statue indicano civiltà e l'unico insediamento che ho visto da sopra... Era la fortezza di Lady Elbender. Ok. Struttura del Santo Protettore, quindi... Tu invece, Drax? Il mostro peggiore? Oh, no. No, 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 no. Sta per dire il roditore. Non dategli la soddisfazione. Non stavo per dire questo. Ok. Bene. Vai. Ero nella giungla di un pianeta incredibilmente ostile. Al di là di un ponte trovai un piccolo abominio peloso simile a un mustelide. Bastardo! Ah, piccolo cieco. Fantastico. Ma quella è tecnologia Kitauri. Chiedi ai Kitauri. No, no, lo è. È un ponte retrattile, li usavano anche nella mia prigione. Peccato che i comandi siano dall'altro lato di una voragine. Non c'è tempo per bighellonare nella giungla. Scaglierò l'abominio oltre l'abisso finché attivi il ponte. Ah sì? Beh, io posso attivare un buco nella tua faccia. Mettimi allora. Giù! No! Ferma Drax. Nessuno lancia rocket. Sarà fatto. Figli di uno stupido ciocco! Come attraversiamo? Una fanghiglia patonta come ci sarà una strada alternativa. Allora, ideale, quello che mi viene in mente sarebbe usare Groot per creare un ponte, ma non mi dà interazione col Dite tasto. Che queste sono statue dei mostri del pianeta? Col cavolo, sai quanto me che non puoi allungarti così tardi. Ecco, vedete? Questo è parte del bottino. Deve esserci qualcosa di utilizzabile. Un albero alto? Molto più alto. No, intanto abbiamo trovato una strada secondaria, che ci ha portato ad altre risorse. Lanciare Poi... il ratto sarebbe più facile. No, non è vero. E se si rompe una gamba? Gliene resterebbero tre. Nessuno lancia rocket. Esatto, siamo d'accordo che nessuno lancia rocket. No, le statue non ci guardano. Non esserne certo. Si dice che Lady Elbender ha occhi ovunque. Certo, come no. Ora spararmi. Non. Possiamo scendere, guardate. La nostra natura di giocatore di Souls, ragazzi.
è buio qui. Se sbatti contro un mostro, dicelo. Pianeta dei mostri, giusto. Guardiamoci bene attorno, se non stiamo lasciando indietro niente, ma... Sai che sparare in giro a caso non basterà a far fuggire i mostri, vero? Ehi, io non sparo a caso. Tutto quello che faccio allora, è avevo preso giusto. Quindi riproviamo. Ok. Compiamo un passaggio stretto, vediamo dove ci porta. Altri crediti. Io dico crediti, però. Sì, sì, sto bene. Lasciamo stare. Che problema hai? Che bicipiti? Voleva lanciarmi giù da un burrone. Allora, no, non è fattibile. Occhio a non cadere. Ti incoraggi così? Ehi, ci sono altre rovine qui sotto. Ah, potremmo fabbricare una catapulta. Nessuno lancia rocket. Ma forse c'è qualcos'altro qua giù. Ok, direi che Drax forse Drax, può... Drax, questo riesce a farlo cadere. Esatto. Vai. Ottimo lavoro, Drax. Scusa? Ci danno la caccia. Ottimo. Davvero ottimo. Luogo ideale per... Fermi. Lo sentite? Ragazzi, occhio! Attenzione! Nuri di cosi mostruosi! Tenete di fronte! Ehi! Vi siete accorti che questo posto sembra un cimitero? Sto cercando di non diventare male! Ma che schifo! Senti che volano! Pensa se tu fossi stato alto come me! Devo aspettare che si ricarichino i poteri dei guardiani. Ora il difficile, ragazzi, è o usiamo i poteri. Abilità. Vediamo Peter cosa ha disponibile, se no Groot deve avere dell'abilità di cura. Allora, sradicamento, no, vediamo Peter. Mezzogiorno di fuoco. Infliggendo danni ingenti contro uno o più nemici. Sblocchiamo questo. Perfetto. Parecchio confuso. Dove siamo finiti? Guardatevi in giro. Ci sarà un sentiero da qualche parte. Perché siamo sicuri che sia di qua? Queste statue non sono arrivate da sole. Ce le hanno messe. Messe da chi? A che scopo? Non sei tu il più grande esperto di Lady Elbender? L'opuscolo non diceva niente sulle statue. Vai, Gamora. Ok, Gamora. Scommetto che si va di qua. Impossibile che siamo arrivati. Manca ancora tipo mezzo pianeta. Mezzo pianeta. Lady Elbender supererebbe la giungla in 7 passi. Di sicuro. Oppure solcherebbe le montagne in fondo. Oh, volante. Possiede creature volanti. Io so che spara raggi laser dagli occhi. Ora si ragiona. Ah, questa non la sapevo. Io so che ci sono 9 Elbender. Per questo si chiama Seknarr 9. Ah, ma questo è ridicolo. Ah, questo è ridicolo? Gamora, ti va di farci strada? Si dice che Lady Elbender percepisca quando la sua giungla viene danneggiata. Oh, un bombardiere Nova. È dalla guerra che non ne vedevo.
Ci volevano una decina di navi per abbatterne uno. Una decina di navi o una gente che dà? Lo prendo come un complimento. È sul segno della fortezza. Il problema c'è ora. No, sanno solo che è meglio se va qualcun altro per primo. Io e Groot siamo la mercanzia. Solo uno di voi è la mercanzia. Piano A e piano B. Ok, scendiamo di qua. Ok. Stavo cercando di vedere se potevamo usare Groot per fare un ponte. Vai. Ma... su. No, vai tu. Non sarebbe compito del capo fare strada? Non sei pericoloso. Perché devo coprirvi le spalle? Certo. Visto? È facile, sicurissimo. Ok. Non pensarci neanche a spingermi, assassina. Ci sono tanti modi migliori per uccidere. E che ci tocca fare, eh? Ragazzi, passo piano. Piano. La bestia di sotto è viva, eh? Groot dice che c'è qualcosa laggiù. Mostro! Non importa! Certo che importa! È troppo instabile! Avanti! Ho visto il tentacolo di cosa? Grazie, Gamora! Bella presa! Non c'è di che! Non abituarti! Peter qui! C'è qualcun altro qui! Può camminare ancora i mali. Trovato. Ragazzi, sapete cos'è quello? Allora, alcuni avversari dispongono di diverse barre della salute, come si vince dagli indicatori sopra la tua barra principale, quindi boss, ragazzi. Una volta svuotata una barra, il rispettivo indicatore svanisce e appare la barra successiva. Una volta rimossi tutti gli indicatori, appare l'ultima barra della salute del nemico, va bene. Allora. Vai Gamora! Questa non te la dalla nostra! Ok! Vai. Vai Gamora. Vai Groot. Ora, quando comporre assaggiamento per eseguire un attacco d'opportunità. Se la tua barra dell'impatto è attiva, in combattimento potrebbe combattere suggerimenti per attacchi di opportunità. Uno degli attacchi speciali dei guardiani. Ok. Avida creatura! Concludi la battaglia! Ah, Moncherino sta scappando. Senza la coda tra le zampe. Io dico di inseguirlo. E parlo fuori. Ti hanno mai detto che fai paura? Sì. Vedo una via d'uscita lassù, che è proprio quello che ci serve ora. E ci aiuterà a vedere dove stiamo andando. È deciso, scagliamo questo marchingegno a mano. Sì, ok. E come facciamo? Bella domanda. Forse
Forse dovrei essere io quello che porta il visore magico. Crederei a una tua parola. Sono d'accordo, preferirei anch'io l'incompetenza di Peter Quill alle bugie della... Forse la tua maschera magica può esimerci da questa infruttuosa ricerca. Ma smetti di chiamarla così? Stavo già utilizzando. Secondo voi cos'ha di tanto speciale questo posto? Forse niente. Forse quelle navi sono state abbattute dalle tempeste. Ehi, quello! Vuoi scansionare questo coso? Magari ok. Vediamo se possiamo passare di qui. Ah. A quanto pare c'è uno di quei vecchi banchi da lavoro qua dietro. Dai, buono. Ok, Rocket, vediamo se questo coso funziona ancora. Sì, va bene. Allora, premendo velocemente R2 due volte carichi un colpo, rilascia e prosegue un attacco che infligge danni da stordimento e danni fisici. Questo qui quando abbiamo meno del rallenta il tempo, quando schivi in modo perfetto. Pistola elementare. Allora. Ah, ok, aumenta i punti scudo totali del 50%. Questa è buona. Secondo, batto. Scansione tattica ce l'abbiamo. E facciamo questo. Io dovremmo farli ecco tutti. Fatto. Allora, quindi. Dove siamo? Ti stiamo aspettando per salire sul Marchingegno. Ah, giusto. Esatto, dovremmo ingegnarci sul da farsi. Se quel bombardiere è pieno di nova morti, potremmo, ecco, alleggerirgli le tasche. Gamora, quanto in alto riesce ad arrampicarti? Scopriamolo! Ti stai godendo il momento, assassina? Che momento? Visitare la tomba dei tuoi nemici. I Nova Corps non erano miei nemici, Drax, ma di mio padre. Allora. Prova a spostare Gamora. Da una perversa soddisfazione vedere questo affare mezzo sepolto. Hai avuto incontri con i Nova Corps, Rocket? Più scontri che incontri. Questi affari virano in un attimo. Ideali per avvicinarsi alle corazzate e parecchio difficili allora, da seminare quando vedete? Ti inseguono. Il reattore sembra sul punto di cadere. Ed è pieno di melma. Gamora, tu sei esperta di navi. Quel reattore allentato lì in alto? Beh, è... coperto di funghi. Dovremmo riuscire a farlo cadere, ma non da qui. Inoltre non ho armi da fuoco. Ragazzi, il mostro che abbiamo combattuto è ancora in giro. A che punto siamo con il reattore? Un reattore sarebbe una misera arma contro quella creatura. Niente esplosioni, Rocket. Se vuoi abbattere quell'affare, ti servirà una visuale migliore. Ha ragione, la tua mira è terribile. La mia mira non è terribile. E perché il tuo bersaglio non cade? Serve una visuale migliore a quanto pare. Allora, visuale migliore. C'è un reattore bello grosso là in cima e sembra sul punto di staccarsi. Chissà se possiamo farlo cadere. Basta tagliare un po' di cavi per trasformare l'ala in un ponte improvvisato. Allora, ragazzi, non è così semplice, eh. Potrei dover optare dei tagli di video perché stiamo perdendo tantissimo tempo, però è veramente complicata questa parte. Rocket, non è così semplice far cadere il reattore, devo interagire con voi. Ok, ok, il reattore, va. Uffa. Allora, abbiamo capito che Gamora può essere posizionata qui. Serve di nuovo una mano, Gamora. Spero che tu non mi stia prendendo in giro. Prima una nave della Resistenza e ora una dei Nova Corps. 2 su 3 nella tombola della Guerra Galattica. Allora, Gamora forse bisogna per forza farla salire lì. Contro i Chitauri. Oppure era una fortezza delle Blatte ed è da qui che hanno abbattuto quelle navi. Questo è un gioco di squadra, ragazzi, ma non riesco a capire il prossimo passo. Cablaggio del pannello alare. Ok.
sto schiacciando come un pazzo, ma non riesco a trovare la soluzione. Quindi se quel cavo può servire, ma è troppo spesso per sparare. In teoria va tagliato, ragazzi, però non abbiamo opzioni per tagliarlo, quindi ovviamente passo, ora che arriviamo a Hellbender sarà passata la passione per il collezionismo. Vedete che mentre stanno continuando a parlare i guardiani stiamo perdendo tantissimo tempo, quindi ovviamente purtroppo devo farvi un taglio di video e fare degli esperimenti perché non possiamo rallentare così tanto il gameplay. Quindi ragazzi, mentre parlano io vi faccio ufficialmente un taglio di video e vediamo quando riuscirò a capire cosa fare. Faccio un salvataggio ovviamente e vediamo il da farsi. A tra poco, purtroppo. Strano che non l'abbiano smantellata. Ecco. Allora ragazzi, dunque, proviamo in questo modo. Ho dovuto fare diversi tentativi per capire sta cosa. Sì, penso di sì. Vediamo se Gamora si può ancora arrivare. Sì, certo. Allora, dovrebbe essere raggiungibile per noi. Perfetto. Ci deve fare da ancora Gamora. Da qui vedo il reattore bloccato. Un paio di colpi dovrebbero bastare. Perfetto. Quel coso è il nostro biglietto per salire. No, non è un coso né un biglietto. È un reattore. Allora, Drax. Drax, spostare quell'affare non è un problema, vero? No, sono eccezionalmente muscoloso, proprio come Lady Albert. Abbiamo capito. Proviamo a metterlo qui. Questa unità è estremamente pesante. Pensavo fossi eccezionalmente muscoloso. E adesso, Peter Quill? Adesso vai, Gamora, sarebbe... taglia. Datemi solo un secondo. Ah, questi ricordi! Ah. Perfetto. Visto? Facile. Ottimo lavoro di squadra. Beh, direi di sì in questo caso, dai. Ci è voluto parecchio capirlo, ho dovuto ricaricare, ragazzi. La nostra attenzione alla sicurezza è ammirevole. Non siamo attenti alla sicurezza. Una cosa è certa. Senza l'assassina non avremmo mai completato l'operazione. Drax, hai lodato Gamora. Sto solo dando credito a chi lo merita. Era anche ora. Sappiamo tutti che Gamora è super fica e super utile. E non ha ancora provato a uccidere. Eccola, la fortezza di Lady Albender. Adesso è decisamente più grande. Ha, non è più grande, siamo noi più vicini. Possiamo scendere da questa parte. Quill, prima di scendere vorrei... vedete che c'è qualcosa da prendere là. C'è questo ammasso di morchia fichissimo qui a terra! È interessantissimo! Infiliamoci tutti le dita! Guarda che ti sento! Ok, proviamoci! Che schifo! Saranno sabbie mobili, Ander. Ragazzi! Vi conviene aspettare prima di scendere! Ma perché il raggio è così profondo? Incastrati, ragazzi? Dici? Figlio di uno schmuck! Prendi! La spada non va bene, donna! Trova una corda! Sì, in fretta! E dove trovo una corda? Non lo so! A fondo nella merma! Quel... fa qualcosa! Zorro! Quel... Ti prego! Che cosa hai fatto? Sortilegio. Che freddo. Rocket, qualcuno lo tiri fuori!
fosse successo? Non lo so, i miei blaster non... È successo una volta sola, quando ero ragazzino. Non lo faccio apposta. Tecnologia sparatoi. Pensi di averle viste tutte, e poi succedono cose così. Potresti... Lascia perdere le armi! Quill, voglio capire cosa le fa girare, se no tanto vale dire che è magia. Ho un sortilegio. Ragazzi! Ho collegamenti genetico-neurali abbinati a qualche nanolega trasmutante. Ho un sortilegio. Ecco, si ricomincia. Ok, abbiamo ottenuto le pistole di ghiaccio di Quill. Equipaggiare il colpo gelido. Icona sulla barra, debolezza del nemico, si ripristina col tempo. Ok, ghiaccio istantaneo, bello! Siamo felici per te le tue armi, Quill. E cosa tu, Drax? Con 10! Non fare altro, non siamo tutti effetti! Non puoi darmi ordine, sussì! Quill, la memma, accelera! Avanti, Drax! Dobbiamo arrivare lassù. Direi che possiamo scavalcarlo. Ding ding ding, datogli una stellina d'oro. Dobbiamo capire come renderlo scalabile. Rocket, vuoi estendere quel cannone? Con la mia forza animalesca? No! Allora, prima... Magari possiamo far saltare fuori... Drax, riesci a tirare fuori quel cannone? Ci provo. Grazie, Drax. Più ostinato del previsto! È impossibile! Non vuole stare fermo! Non potevi tenerlo per un altro po'? Provo a tenerlo per... Drax, vuoi riprovarci? Perché? Penso che dobbiamo usare il colpo gelido. Adesso lo sistemo. Fidati. Dobbiamo trovare un modo per bloccarlo. Posso tenerlo per sempre! Notevole! Ora dobbiamo estrarre il prossimo. Allora, tutto tempismo, signori. Dobbiamo estrarre questo qua. Se non vedrò mai più una nave simile, sarà sempre troppo presto. Drax, riesci a estrarre il cannone in alto? Impossibile, troppo lontano da terra! Groot. Rocket, idee su come estrarre quello in alto? Non da dove sono, no. Gamora, puoi raggiungere il cannone? Sì, ma non riuscirò a tirarlo fuori se è quello che vuoi. Groot, pensi di poter usare i tuoi rami per tirar fuori quel cannone? Dice che non sono forti abbastanza da spostare quell'affare. E ora andiamo. Dai, Quill, fammi esaminare quelle armi. No, non ti faccio smanettare con la mia unica difesa. Ok, te le rubo la prossima volta che dormi. Vuol dire che me le terrò sotto il cuscino. Bene, ora so dove trovarle. Allora, ragazzi, siamo nuovamente bloccati. Il gioco stesso... Allora, rimane utilizzare forza bruta per estendere. Dobbiamo riuscire a trovare... Sono ossessionato dalle armi pazze di Quill. Dobbiamo riuscire a trovare il modo di mettere certo qualcosa sotto a quel pazze, cannone. E vedete che poi potremmo saltare dopo.
nessun guardiano è in grado di aiutarci, soprattutto. Noi non possiamo saltare così tanto, quindi siamo nuovamente a un punto di blocco e credo che questo episodio verrà sobbarcato da un nuovo taglio a sto punto, ragazzi, perché... A meno che non riusciamo veramente, interagendo con l'ambiente circostante, a capire da farsi, ma non trovo nulla che possiamo... Su cos'altro faranno le armi di Quill? Mentre parlano tutti, non trovo nessuna interazione possibile con la zona vicina. Quindi nuovamente, ragazzi, devo nuovamente tagliarvi il video, perché non ho idea di come procedere e ho assolutamente bisogno di fare mente locale, fare salvataggi e fare ricaricamenti nel caso capisco cosa devo fare. Purtroppo, bellissimo Guardiani della Galassia, ma ci va a bloccare in tantissimi punti, vedo. Quindi a tra poco, signori, sarà una festa per me il montaggio di questo video a questo punto. E vediamoci appena capiamo cosa fare. Allora, gente, siamo ancora in questa parte, ma fortunatamente ho capito che il gioco ci illumina sempre determinati consigli. Quindi, lì c'è un buco, effettivamente, che potremmo usare per farci entrare Rocket. Rocket, dovresti infilarti dentro quel buchetto per cercare di allentare il cannone dall'interno. Pronto! Nave Chitauri, piena di trappole e meccanismi mortali. Pensavo ti piacessero un sacco. Ah, è vero, mi piacciono. E ho sempre sognato di vedere una blatta nave dall'interno. Ok. Ah, cos'è questa puzza? Quello... Oh, razzo! Ah! È tutto a posto, Rocket? Trovato l'equipaggio. Pare che anche ai vermi facciano schifo i Chitauri morti. Rocket! Tranquillo. Fammi deviare un po' dell'energia rimasta verso il cannone e... Niente! Sai che c'è? Al diavolo! La faccio saltare! Vabbè. Aspetta! Pensa a tutte le trappole! Guarda che roba! Deve aver acceso tutto quanto! Rocket, ok. Stai bene? Sono asciutto! Gamora, riesci a creare un varco in quel disastro? Certo! Sì, da qui, verso il palazzo della gigantessa! Oh, qui cosa abbiamo? Ora è una gigantessa? Ah, ragazzi, abbiamo della loro. Alta 50 teste! Non vuol dire allora, molto, Mark, dipende dalla testa. Hai visto un righeliano? Allora, Lady Highbender ci dà compiti impossibili, rimuovere tutte le navi distrutte. Niente robaccia dei Chitauri della resistenza nella sua giungla. Ma ce n'è troppo, arrivano i mostri, piante aggrovigliano e dei ponti che mi dice, sono brutti ma funzionano. Abbattiamo i ponti per metterli dove, forse abbiamo fatto arrabbiare, forse ci sta punendo. Ma chi sposta la robaccia se gli sposta robaccia vengono mangiati? Forse non pensa a noi, forse non gli interessa di noi, solo dei mostri. Non vuol dire quindi, molto dipende. Questo testa, è uno dei dipendenti di Lady Highbender. Sì, hanno delle teste ridicole. Allora, immaginavo che scivolassimo qui. Qui dobbiamo trovare il modo di salire e raggiungere quello. Non sembra un mostro felice. Almeno è andato via. Torna dalla madre. Se ne dubito, Drax. Ehi, non sembrano un sacco di piccoli rocket che si riparano dalla pioggia? Sei un che tipo a posto, Groot. Ehi, visto che siamo qui, tu conosci Rocket da molto più tempo di me. Io sono Groot. Sai che può essere imprevedibile, persino lunatico, esuberante. Io sono Groot. Chiedo solo... Pensi che riuscirà a fare il suo dovere? Io sono Groot. Mi è sembrato un sì. Bene, grazie bello. Allora, c'era qualcosa... Prova pure rifugio. Allora, datemi ancora un attimo di tempo perché... Esame del personale. L'hai passato? È un'informazione riservata. Qua si scivola.
però vedete che lì, se riusciamo ad atterrare perfettamente, otteniamo altri materiali. Ora abbiamo un ponte. Dai, perché il ponte è sempre dalla parte sbagliata? Stavolta insisto per scagliare la bomba. E io invece insisto per spingere il bicipiti giù per il burrone. A che fine? La tua! Tu sei ma... Quante volte devo ripeterlo? Nessuno lancia rocket. Ridicolo, ci sono ostacoli per non urtare i sentimenti della bestia. Lui ha mai reciprocato. Mettilo giù. Che ti serva di lezione, dottore? Ah, te la do io una cacchio di lezione. Finitela, ragazzi. Dovremmo essere dei professionisti, siamo meglio di così. Io no. Arrestarci per una misera struttura che Tauri è poco professionale. Allora smettetela di litigare, troveremo un'altra strada. Ok, possiamo passare di qua. Ragazzi, ho trovato qualcosa. È profondo. Sembra promettente. Avremmo poco spazio di manovra in caso di attacco. Non staremo qui a lungo. Vedete una via d'uscita? Se dobbiamo, possiamo crearla. Oh, la sentite anche voi? Sì, c'è. Quando c'è oggetti pesanti con due punti deboli della struttura già scansionati. Scusate. Rax, puoi sfondare quel muro puzzolente? Potrei pentirmene. Oh. Spiacevolmente aromatico. Prego. Oh, mi ricordo quando Groot ha vomitato. Bene. Sto contraendo ogni mio orifizio. Ok, questa è strana. E là? C'è nessuno? Ok, troppe emozioni. Tutte insieme. Perché Lady Elbender l'ha messo in gabbia? Ah, perché è fastidiosissimo? Forse è cibo. E sarebbe cibo? Sì, cibo per mostri. Chissà che sapore ha. Peter! Perché proprio quel sapore? Approfittiamone! Sai, dobbiamo fare qualcosa per il tuo senso del fumo. Della gabbia! Capita? Ci serve la gabbia! Se entriamo nella fortezza con il mostro che cammina al nostro fianco, ci deridono senza pietà. Ok. Perché sussurri? Groot, non accarezzare il tentacolo. Gamora pensa che questa storia del mostro funzioni meglio con una gabbia. Ecco perché. L'unico problema è che dentro c'è il mostro incavolato. Liberate la bestia, la elimino io. Perché l'ultima volta è finita così bene. Ci servirebbe un piano migliore. Sì. Uno che garantisca l'incolumità del capo, magari. Ah, Moncherino è tornato! Allora. Allora, sto cercando di utilizzare il menu guardiani. Ok. Traditrice, lo scontro sarebbe già finito se mi lasciassi scatenare. Se sei più lento della mia spada, io che c'entro? Siete entrambi lenti. Scommetto 50 unità che io e Groot li sterminiamo da soli. Io sono Groot. Allora. Oh, 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 ragazzi! Fate a gara chi è il migliore, come se foste in una gara di ballo dove chi perde viene escluso. Beh, quei bastardi là fuori vogliono solo farci a pezzi. Se non balliamo insieme, lo scontro finirà male. Chi è con me? I campi di Urtana attenderanno! Divertente! Facciamoli! Ah, io riesco a pescare
Ok, Groot. Vieni con me. Meglio muoversi. Oh, ok. La pioggia, le gelatine, pure i tunnel puzzolenti. E adesso tutti questi mostri. Io lo odio questo pianeta. Tu odi tutto, Rocket. Vero, ma i tunnel puzzolenti in particolare. Ehi, siamo una squadra. Se proprio dobbiamo puzzare tutti insieme. Molto eloquente, Peter Quill. Puzzerò con gioia insieme a te. Sì, gran bel discorso. Giusto qui. Allora, ragazzi, io direi che è un bel cliffhanger finale questa boss fight. E siamo ancora un po' lontani dalla fortezza di Lady Highbender, ma abbiamo ottenuto una gabbia portatile che ci servirà per ingabbiare Rocket, appunto, dal nostro punto di vista. Quindi, ragazzi, che dire, mentre i nostri guardiani, come sempre, continuano a parlare, io vi chiedo, se l'episodio vi è piaciuto, piazzate like, ragazzi. Iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti per sapere, tramite notifica attivando la campanella in alto a destra, quando pubblicherò un nuovo video dei Guardiani della Galassia. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao a tutti e ovviamente grazie di aver visto questo video. Quill, voglio capire cosa le fa girare, se no tanto vale dire che è magia. Ho un sortilegio. Ragazzi, ho collegamenti genetico-neurali abbinati a qualche nanolega trasmutante. Ho un sortilegio. Ecco, si ricomincia.